Marcucci, ospite del podcast di Fedez, il muscolo selvaggio. Vediamo e sentiamo che cosa succede. Proprio un piccolissimo estratto. In che modo io avrei dato lezioni di giornalismo alla Luca? Ammazza, è mezz'ora che lo fai, è la tua fissazione. Bah. Perché ha trasformato la tua compagna in Vanna Marchi, questa è la verità. Okay. Ecco, secondo questo lei ha dato, diciamo, ha detto questa frase forte. Secondo le ricostruzioni di Dago Spia, Chiara Ferragni avrebbe chiesto a Fedez di tagliare questo pezzo, che però Fedez non ha tagliato. Beh, è stato corretto, sì. Se non lo ha tagliato, anche perché era stato detto che il podcast viene trasmesso sempre integrale, anche sì. Se viene registrato. C'era un accordo su questo che non sarebbe stato... Io sapevo che l'avrebbe mandato integrale, ci mancherebbe, tu certo. Dici delle cose e poi scopri che te le tagliano. Cioè, cerchiamo di ricostruire, qualche giorno fa lei è stato ospite a Muschio Selvaggio, che è il... Per la verità una ventina di giorni fa perché era registrato. Quando l'avete registrato? Che giorno era? Era registrato... martedì o il mercoledì prima di quello che è andato in onda prima del nostro. Certo, quindi, questa è una domanda che ne ha fatto 15 giorni. 20 giorni fa, il 13, il 14, no, prima, 20 giorni Aspetti fa. Che consulto l'agenda. No, ma non è importante. No, è importante, perché travaglio il Fatto Quotidiano sulle date, sono precisi, non è che poi pignoro. Fare le cose precise. Precise, allora. Aspetti, diretta sulle... il primo febbraio, quindi stiamo parlando comunque di 22 giorni fa, alle ore 15. Ciao Marchino, sono Enzino. Sì, pare. Pare che abbia portato a un'ennesima lite sto fatto. Ma che lui non... io non lo posso sapere, non voglio saperlo, quindi non mi interessa. Non ti senti in colpa di non mettere il dito. Certo. Quindi non si sente un po' in colpa, perché sembra che la Ferragni si sia arrabbiata con Fedez perché non ha tagliato questo, e che dopo di questo lui se ne sia andato di casa. Ma io mi auguro proprio che ci siano delle ragioni più serie per una cosa così seria, certo. Come una separazione, quindi certo. Insomma, tenderei a escluderlo. Quindi noi l'abbiamo chiamata perché... Sei l'uomo del momento. Eh sì, l'uomo del momento, perché secondo Dago Spia, insomma, che è uno dei siti più informati del paese, sembra che lei sia il responsabile della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. ti risulta? No, lei ride. Marco, ti risulta? No, lei ride, signor Travaglio, ma nel senso... Qui c'è poco da ridere, nel senso... Così, signor Lauro, chi è l'altra voce che sento maschile? Enzo Iacchetti. Enzo Iacchetti. Ah, Enzino, ciao. Se ti risulta tutta sta roba qua. Perché, insomma... Come può risultarmi? Nessuno mi ha mai comunicato niente, quindi oso sperare che ci siano delle ragioni più serie che non quel noioso podcast che abbiamo fatto l'altro giorno. Allora.